Essere protagonisti nel mezzo del cammin di nostra vita sportiva, ovvero essere protagonisti nella 35esima edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà, organizzata dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, che mai come quest'anno ha voluto deliziare ospiti e pubblico presenti al Teatro Regio, trasformando una serata di riconoscimenti in un vero e proprio evento. Sulle note di One Moment in Time, e accompagnata al pianoforte dal maestro Davide Carmarino, l'incantevole voce soul di Jenny B ha aperto la serata e dopo il discorso iniziale di Corrado Cavazzini, presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Parma, Massimo De Luca e Francesca Strozzi hanno dato il via ai vari contributi filmati, gestiti dal regista Marco Caronna, che documentavano le geste e anticipavano l'arrivo del premiato di... Inframmezzata dalle performance dei Cataclò, le cui coreografie tematiche richiamavano le discipline di alcuni ospiti, come nel caso della sciatrice Celina Seghi, 91enne pioniera dello sci femminile, premiata per benemerenza sportiva, o come nel caso dell'ultramaratoneta parmigiano Paolo Bucci, premio Ercole Negri, la serata era partita con gli onori verso media e aziende, alternando sul palco Paolo Garimberti, presidente RAI, per il premio Radio e Televisione, Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport Stadio, per quello della Stampa, e infine Andrea Agnelli, presidente della Juventus, per quello Sport e Lavoro, facendo le veci anche dell'altro premiato, il cugino John Elkann, presidente della Fiat ed assente per un impegno dell'ultimo istante. A consegnare il premio, il presidente del Parma Calcio, Tommaso Ghirardi. Subito dopo il premio dirigente, riservato a Luca Pancalli, ex atleta ed ora presidente del Comitato Italiano Paralimpico, organismo che vorrebbe fondere in un tutt'uno con il CONI, portando così sullo stesso piano atleti normodotati e disabili. L'atmosfera si mantiene calda ancora grazie a Jenny B in una personale interpretazione del Nessun Dorma. Che preannuncia i riconoscimenti atleta dell'anno, che vanno tra le mani della nazionale italiana di pallanuoto, campione del mondo a Shanghai, rappresentata dal portiere Stefano Tempesti, tornata grande dopo aver inghiottito bocconi sempre più amari dall'oro olimpico di Barcellona 92, e Paolo Pizzo, campione del mondo di spada nella sua Catania e con una storia personale alle spalle che è un inno alla voglia di vivere e lottare anche contro il cancro. Chi può comprendere meglio di tutti questi stati d'animo è certamente Chantal Borgonovo, moglie di Stefano, colpito nel 2008 dalla SLA, conosciuta dagli anni 30 come morbo di Lou Gehrig, giocatore di baseball che per primo rese questa malattia di dominio pubblico. Massimo De Luca e una suggestiva clip filmata chiariscono quanto questo male sia devastante. E infatti il premio Sport e Solidarietà, riservato alla Fondazione Stefano Borgonovo, è il momento più toccante e commovente della serata. Lo si avverte in platea, ma parlarne consente di tenere viva la speranza di sconfiggere questo male oscuro, la cui incidenza di malati nel mondo sportivo è spropositata rispetto a quella della popolazione mondiale. Sfruttando la leggerezza dell'ex centravanti di Fiorentina, Udinese e Milan, che ha apostrofato la sua malattia come la stronza, la conclusione è tutta per chi dello sport ne ha fatto una missione della propria vita. Il premio Ambasciatori dello Sport si divide in due e va al Bonimba nazionale Roberto Boninsegna, anticipato non a caso dalla leva calcistica della classe 68, cantata da Jenny B, e alla famiglia più famosa e ciclistica d'Italia, forse del mondo, i Moser di Palù di Giovo, frazione trentina di 500 anime, dai cui borghi nascono più ciclisti che i fiori. Aldo, Diego, Francesco, Morino ed Ignazio, dal più vecchio al più giovane, ma ne mancherebbero almeno altri quattro per completare la squadra, tirano così simbolicamente la volata all'immenso Eddy Merckx. Chissà chi l'avrebbe vinta fra Francesco Moser e lui. Il cannibale belga con più di 500 vittorie tra strada e pista, che va ad aggiungere ai suoi allori anche il premio Una vita per lo sport. Appuntamento all'edizione 2012. Eddy Merckx, premio Una vita per lo sport nella 35esima edizione del premio Sport e Civiltà qua a Parma al Teatro Regio. Il più grande ciclista di tutti i tempi, ed era giusto premiarlo per lo sport, però viene anche premiato l'uomo, quindi la civiltà. Com'è l'uomo Merckx? Penso che l'uomo Merckx, dopo la carriera, anche dato per quasi 30 anni lavoro a 40 persone, dunque penso che anche la riconversione, penso che per me può essere orgoglioso della mia riconversione, perché veramente
non è facile quando uno smette di correre in bicicletta, che ha avuto i traguardi, e poi ricominciare una ditta da zero e per quasi 30 anni. Penso che anche questo è una prova di carattere, e anche dato lavoro a parecchi compagni di squadra e a quasi 30 persone. Durante la sua carriera è stato ribattezzato il Cannibale, quindi se vogliamo uno sportivo che era forse non ben visto subito dai propri avversari, perché? Ma io penso che quando uno vince, vince tanto, dopo gli avversari non corrono più per vincere, ma per cercare di far perdere il più forte, ma questo fa parte dello sport. Anche perché lei poi al recente giro ha ricognato un vecchio adagio, cioè i regali si fanno a Natale. Com'è questa storia dei regali che si fanno a Natale in corsa? In corsa non si fanno regali. Quando c'è la nazionale, quando Federer va in campo, gioca per vincere. Quando Vettel prende il via della Formula 1, per vincere. Dunque non si vede perché nel ciclismo si dovrebbe fare dei regali. Dunque si corre per vincere e cercare di essere il migliore. Poi sì, quando vuoi fare il regalo lo fai a Natale o all'anniversario. Rimanendo adesso però in tema invece più contemporaneo, qual è lo spirito adesso che deve avere il ciclista di adesso per essere il nuovo Cannibale? Non diciamo il nuovo Merckx perché è impossibile, però almeno trovare un nuovo Cannibale. Ma io penso che quest'anno Philippe Gilbert ha già dimostrato nella corsa in linea che, vincendo le classiche che ha vinto, è il numero uno nella classifica mondiale dell'UCI, e la motivazione e poi la voglia di vincere e di essere presente quasi a tutte le corse. Questo penso che è più importante, anche rendere lo sport più popolare. Ricevere il premio a Parma, che effetto fa? Ma mi fa molto piacere perché qua è la città di Vittorio Adorni, che è stato un compagno di squadra, e così mi fa molto piacere ricevere queste prime qua a Parma. Siamo con Ignazio Moser e Moreno Moser, rispettivamente figlio e nipote di Francesco, premiati insieme a tutta la vostra famiglia come ambasciatori dello sport, in questo caso del ciclismo. Ignazio, una tua impressione su questo sport, visto che tu sei il più giovane di questa saga? Ma è di sicuro uno sport che ha regalato molto molta soddisfazione alla nostra famiglia, perché appunto oggi siamo premiati come famiglia ambasciatore dello sport, quindi senza dubbio è una famiglia con una grande tradizione, è una famiglia che comunque conferisce grande responsabilità, perché io e Moreno abbiamo un bel carro da portare avanti e speriamo di riuscire a farlo nel migliore dei modi. Moreno, ti abbiamo visto in una grande vittoria nel 2010 a Felino, anche per te la stessa domanda: che effetto fa portare avanti questo nome, come diceva tuo cugino? Ma sicuramente è una grande responsabilità, perché niente, il nostro mio papà, mio zio, insomma, hanno fatto una grande carriera e eguagliarla sarà sicuramente difficile, anzi penso impossibile al giorno d'oggi eguagliare la carriera di mio zio, però niente, ci provo. Tu l'anno prossimo sarai professionista nella Liquigas, come affronti la nuova stagione? Ma l'affronto sicuramente con la voglia di far bene, e con la speranza di fare anche qualche risultato e niente, di fare esperienza in questi primi anni per poi sfruttarla nei prossimi anni per puntare in alto, insomma. Ignazio, anche a te la stessa domanda che abbiamo fatto a Moreno: passerai con la Trevigiani, un'impressione sulla stagione che sta arrivando? Ma di sicuro l'anno prossimo dovrò far vedere qualcosa di più di quest'anno, perché l'anno prossimo non ho più la scuola e sarò concentrato al 100% sulla bici. Di sicuro sarà l'anno in cui devo far vedere qualcosa per vedere se posso passare professionista e fare di questo sport un lavoro e una carriera. Moreno, ad esempio, appena finito la scuola ha praticamente vinto a Felino. Tu battezzi una qualche gara qua nel Parmense? Ma di sicuro la Milano Busseto è una corsa che mi si addice, è una corsa che quest'anno mi è piaciuta molto,
e l'anno prossimo l'ho messa nelle corse che mi piacerebbe fare mia, quindi spero di poter tenere fede a questa promessa e l'anno prossimo sarò qui con buone ambizioni al Milano Busseto. Francesco Moser, premiati qua a Parma al premio Sport e Civiltà come ambasciatori dello sport, in questo caso del ciclismo. Beh, questa volta siamo premiato come famiglia e credo che sia una bella cosa, perché soprattutto per Aldo, che è quello che ha cominciato nella famiglia a correre, dopo Diego, Enzo purtroppo non c'è più e adesso ci sono i figli, speriamo che continuino e che ci diano qualche soddisfazione. Li abbiamo sentiti prima, sia Ignazio che Moser, sono pronti per la nuova stagione, Moser e Moreno con la Liquigas e Ignazio con la Trevigiani. Il consiglio del più forte dei Moser, diciamo. Beh, consiglio, sai, ormai oggi i ragazzi sanno tutto, hanno allenatori, hanno tutti i mezzi che vogliono, sono loro che devono decidere del loro futuro. Io gli dico che deve fare la vita dal corridore, di più non lo posso dire, perché l'allenamento hanno gli allenatori e tutto, devono fare i programmi che li fa, è inutile che siamo in una squadra, ce ne deve essere uno direttore sportivo. Chi è che fa più arrabbiare dei due? Ma io ho più, certamente mi arrabbio di più con mio figlio, perché Moreno c'ha il papà che è molto, come dire, più attaccato al ciclismo di me, perché io non è che io vado poche volte a vedere le corse, mio fratello tutte le vede. Siamo con Massimo De Luca, è appena finita la 35esima edizione del Premio Internazionale Sport e Civiltà, una manifestazione importante, una serata molto sentita. Ma direi di sì, quest'anno poi abbiamo cercato davvero di dare una caratterizzazione spettacolare molto più marcata rispetto agli anni precedenti. Abbiamo cercato di raccontare delle storie di sport attraverso le storie dei premiati, lo abbiamo fatto con il loro intervento ma anche con le immagini, con delle ricostruzioni, con dei numeri di spettacolo, con delle musiche ad hoc, e dal livello di partecipazione del pubblico ho l'impressione che abbiamo colto nel segno. La civiltà nello sport qual è? È il rispetto delle regole, è il fair play, è il vivere lo sport, anche quello professionistico, che certamente ha regole per certi versi differenti da quello dilettantistico, ma con la coscienza di stare al gioco, ecco, stare al gioco in tutti i sensi, nel rispetto dell'avversario, nel rispetto delle regole, in fondo nel rispetto di se stessi. Siamo con Walter Antonini, assessore provinciale allo sport, alla fine del premio Sport e Civiltà, una tua impressione? Beh, direi che poi con questi cambiamenti di quest'anno e con le figure prestigiose che hanno invitato, hanno direi fatto un compleanno, i 35 anni, in maniera stupenda, egregia, e alzando ulteriormente il livello, quindi se si poteva. Quindi complimenti ai veterani che hanno costruito per l'ennesima volta un gran bel premio. Alberto Scotti, vicepresidente dell'Unione Veterani dello Sport, una bella manifestazione e riuscitissima anche stasera. Ma direi che la 35esima edizione non poteva essere migliore. Questa manifestazione è il fiore all'occhiello non solo della sezione di Parma, ma di tutta l'Unione Veterani dello Sport d'Italia. Quando io ho l'opportunità di uscire fuori dalla nostra città, tutti gli amici delle altre sezioni si riferiscono e si richiamano a questa manifestazione, perché riesce ad incarnare tutti quelli che sono i valori veri della nostra Unione. Si aggiunga che quest'anno ha avuto anche un qualche aggiustamento, una qualche rimodulazione, è diventata anche un po' più spettacolare, pur mantenendo fede a quelli che sono l'ispirazione originaria. Vincerò.